dai, così dopo ne Allora, TV parliamo. 7 per Charlie, e torniamo a parlare di quanto è Sì, dopo me lo avvenuto racconti. in Francia e, come dicevo prima, anche quelle che sono state un po' le ripercussioni sul territorio, anche in realtà relativamente piccole come può essere Padova. Allora, ascoltiamo quello che ha detto il sindaco Massimo Bitonci, appunto dopo la notizia degli attentati. Ieri è di una gravità assoluta perché non si può permettere di limitare la libertà di stampa e di espressione, ma non solo questo, non è possibile che per una critica di carattere politico o giornalistico dopo abbiamo un assalto di tipo terroristico di quelle dimensioni. È una cosa inconciliabile con l'Europa e inconciliabile con il nostro modo di gestire la democrazia e io penso che bisogna pensare come ho ripetuto ieri, in maniera seria, di chiedere alla comunità musulmana che c'è a Padova, che c'è in Veneto, che c'è in tutta Italia, di chiedere un'netta differenziazione, un netto no, a questi episodi che sono veramente efferati. Il tema è un tema che stiamo affrontando da moltissimi anni, è quello di capire se è possibile condividere un Islam moderato nel nostro territorio, cioè se è possibile che conviva l'Islam moderato con un Islam invece integralista ed efferato, come abbiamo visto in queste ore. Io sono dell'idea che per ora non ci sono le condizioni. E che bisogna ancora aspettare, bisogna avere dei segnali più concreti che devono venire ogni giorno anche dalle piccole cose, cioè quando si vieta alle donne di uscire di casa, quando vengono picchiate perché stanno insieme magari a un cristiano e non un musulmano. Ci sono delle piccole cose e da queste cose può cominciare l'integrazione. Finché non si arriverà a questo, mi pare che sia molto difficile. Con quelle vecchie faremo dei controlli molto concreti perché la normativa sulle moschee è molto chiara, cioè le moschee possono stare in edifici di culto che quindi hanno autorizzazione di carattere edilizia e urbanistica. Peraltro, ed è successo anche qui a Padova, come in altri comuni della provincia, non è possibile fare attività di tipo religioso all'interno di capannoni o all'interno di locali che non hanno una destinazione urbanistica appropriata e noi continueremo a effettuare i controlli, quindi non nuove moschee a Padova, ma soprattutto effettueremo controlli nei locali e negli uffici e nei capannoni che non ci sia un cambio di destinazione d'uso di fatto e non fatto mediante gli strumenti urbanistici. Ecco, Elisabetta Beggio, tra l'altro proprio ieri, se non sbaglio, l'assessore ai quartieri, Marina Buffoni, ha tolto un manifesto con una donna col viso velato che era appeso in uno degli uffici dell'amministrazione comunale. Lei, se non sbaglio, dovrebbe presentare una Una mozione, o non so se mozione. l'abbia già presentata, di che cosa si tratta? Sì, effettivamente sto preparando una mozione volta proprio a sensibilizzare vietando immagini o simboli che in qualche modo violino l'immagine della donna, umiliandola o ridicolizzandola. Come è accaduto in questo caso. È una mozione sulla quale sto lavorando e che presenterò a breve. Ecco, quanto ha influito però la situazione, sia quello che ha detto Bitonci per quanto riguarda le moschee, cioè quello che dicevo prima, cioè le conseguenze che possono avere questi episodi così efferati poi sul territorio. Magari il manifesto con la donna velata poteva essere rimosso anche prima, no? Beh, sì, chiaro, certo che poteva essere rimosso anche prima, però strano caso, il controllo è stato fatto ieri e ieri è E quindi stato è stata una rimosso, è coincidenza, una certo. questione di tempistica. No, io volevo dire, esprimere il mio concetto in questi termini. Dunque, la satira non può essere considerata un'offesa, la satira è satira, appunto.
Vorrei chiedere all'esponente del Centro Culturale Islamico se è possibile fare satira sul Corano e sul profeta, perché mi risulta che il presidente degli imam italiani abbia detto che non è possibile fare satira sul Corano e sul profeta. Perché io mi domando questo, com'è possibile pensare a un'integrazione quando per noi occidentali la satira è l'estrema rappresentazione della libertà di pensiero e di parola, mentre per loro è considerata una gravissima offesa. Già certo. I presupposti in questo senso vengono a mancare. In più mi faccia dire, per loro l'Islam non è semplicemente una religione, è una ideologia. E il loro intento è quello di convertirci alla loro religione, poiché intendono liberarci, perché il punto di vista interessante è proprio questo: loro ci vedono schiavi della nostra corruzione, della nostra debolezza, della nostra carne, dei costumi che oramai abbiamo perduto, e quindi anche la questione della donna velata, loro la intendono come una tutela e una protezione della donna, e per loro la donna in Occidente è sfruttata, la donna che lavora è inconcepibile, una donna che viene sfruttata e umiliata, loro invece è la proteggono, la tutelano, come posso dire, per noi è inconcepibile invece. Sentiamo come risponde. Io non condivido assolutamente niente di quello che aveva detto, mi dispiace. Innanzitutto c'è un versetto forte nel Corano che dice la ikraha fid din, non c'è costruzione della religione. Questo è chiaro. Cioè, qui non siamo qui per far convertire qualcuno, noi siamo qui soltanto per chiedere cortesemente al paese che ci ospita che ci diano il posto di culto. Poi dopo uno si converte in religione cattolica o in islamica o in ebraica, quello è un fatto personale, questo è il punto. Quindi là è crafting, non c'è costruzione nella religione. E chi costringe qualcuno a convertirsi nell'Islam ha sbagliato di grosso, quindi è un peccato grosso. Secondo. Il discorso della satira? Della satira, ovviamente la satira mi offende, io l'ho detto e continuo a ribadirlo. Offende me, potrebbe offendere qualsiasi persona, ma non vuol dire che devo andare ad ammazzare le persone certo. che mi hanno offeso. Non esiste, sono due cose diverse. Cioè io mi offendo profondamente i miei sentimenti. Io, no, io personalmente non andrò ad offendere le persone, cioè critico le sue opinioni, critico la sua politica, critico qualsiasi cosa, sarò anche contrario, magari anche manifesto per strada, però andare proprio sulla persona ad offenderlo magari, perché è un massimo rispetto per le persone. Certo, c'era il professor Allievi che voleva intervenire. Ma sì, io credo che ci siano dei piani molto diversi, però per stare anche solo sulle ultime cose. Beh, le cose che ha appena detto l'imam sono molto chiare, è un'espressione tipica di democrazia, sono offeso ma protesto casomai, oppure vado in piazza, che è l'ABC della democrazia, va bene. Se si fa così dov'è il problema? Cioè che il fatto che qualcuno, io mi sono sentito offeso da un sacco di vignette, Charlie Hebdo, di altre porcherie che arrivano in giro, e allora me la tengo, scrivo, intervengo, dico la mia opinione, chiederò ora ai miei rappresentanti politici di protestare e basta. Dov'è il problema? Lo fa lui, lo faccio io, lo fanno altri, finché si fa così va bene, il problema sono le azioni, non le opinioni. Cioè noi non possiamo fare i processi alle intenzioni e alle opinioni. Trovo vagamente paradossale che si dica tutti quanti qua siamo schierati per la libertà di espressione e come lo facciamo? Censurando un manifesto. Ma fa morire da ridere sta roba qua, che è censura. Togliamo un manifesto, vogliamo proteggere la dignità della donna, sono favorevolissimo, le posso segnalare 6-7 mila manifesti che si potrebbero togliere dalle strade di Padova, dove viene offesa la dignità della donna, e quasi tutti sono senza burca e anche senza altri vestiti, voglio dire, siamo seri, esatto. Se c'è un problema culturale, e c'è, e dopo ne parlerò, anche interno alle comunità islamiche, affrontiamo quello, mm-hmm. E c'è. Ma come si fa questa battaglia? Come si fa però proibendo noi il diritto di culto? Cioè se c'è una cosa di cui ci vantiamo sono i nostri valori occidentali. Uno dei principali valori occidentali è l'universalità della legge, cioè la legge è uguale per tutti, non è uguale per tutti tranne che i musulmani. Non esiste, allora non si può dire non voglio che facciano i capannoni
però gli impedisco anche mai più moschee, o l'una o l'altra. Tanto più che, siccome la legge è uguale per tutti, le posso segnalare, se volete, quanti, non so, comunità pentecostali, ortodosse e qualche cattolica, ma meno, perché hanno già le chiese, che fanno il culto nei capannoni, perché la normativa è tutt'altro che chiara in realtà. E, allora, siamo, se vogliamo il diritto di culto per tutti, io credo di sì, perché se lo togli a qualcuno devi spiegare perché quello lì sì e lui no, e gli altri no, o viceversa. Allora, gli ebrei sì, i musulmani no, e perché? In che periodo? In qualche periodo si perseguitano gli ebrei e negli altri musulmani, ma siamo matti. Cioè, ci sono dei principi fondamentali che sono l'ABC della convivenza. L'ABC della convivenza è il rispetto. Delle leggi nostre, mica delle loro, delle nostre. Se a violarle siamo noi, ma con che faccia? Cioè, io credo che sia utile cominciare a far chiarezza e a litigare un po' tra di noi, mica a fare gli educati, a dirci sempre tutti educatamente c'ha ragione, no, eccetera, perché se c'è una risposta sbagliata che possiamo dare, abbiamo detto che c'è una minoranza di musulmani che sono pericolosi, e lo sono, e lo sanno anche gli imam. E infatti, come dire, collaborano con le forze di polizia. Cioè, andatelo a chiedere alla Digos e ai Carabinieri di Padova se i musulmani collaborano oppure no con loro. Si vedono continuamente, perché è un interesse reciproco a intervenire, eccetera, eccetera. Ma lo hanno anche scritto. Però, no, non solo, si sono dissociati tutti, sono stati a Milano, sono stati i primi a convocare una manifestazione. Però voglio dirti, voglio dire questa cosa qua. La questione del se vogliamo fare una battaglia culturale, aiutiamola anche questa battaglia culturale. Se la stragrande maggioranza dei musulmani si sente offesa da quello che alcuni hanno fatto in nome dell'Islam, perché non c'è scritto nel Corano di sparare ai vignettisti, non c'è scritto nel Corano di picchiare una moglie o una figlia, per cui quelli che lo fanno non lo fanno in nome del Corano, perché non c'è scritto, e la maggioranza è offesa, sono i nostri naturali alleati. Ma perché dobbiamo demonizzarli dicendogli voi non esistete? Perché dire che non esiste un Islam moderato vuol dire che lui non esiste. Siccome l'ho sentito parlare, penso che esista. Che cosa vuol dire? Cosa vogliamo fare? Vogliamo averle 1,5 miliardi di musulmani come alleati contro 100.000, 200.000, 300.000 pericolosi integralisti? Credo che sia conveniente. Sì, però scusa, partiamo dai fondamentali. Cioè, o vogliamo averle come nemici? Non mescoliamo delle cose che sono assolutamente diverse. Io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto la consigliera. Cioè, qui ci sono dei mondi che sono completamente diversi, che hanno dei modi completamente diversi di concepire la vita. Allora, io non so se sia legittimo o meno, però io apprezzo il fatto che il sindaco di Padova comunque abbia preso dei provvedimenti nei quali, d'accordo, piacciono o non piacciono, comunque ci si rifà dei regolamenti amministrativi per poter non impedire, ma comunque mettere di fronte a delle responsabilità, che sono delle responsabilità anche civili, d'accordo, chiunque che può utilizzare qualsiasi tipo di edificio per delle finalità che poi ufficialmente sono di culto, se poi hanno anche delle altre finalità, non è così chiaro e non è così facile identificarlo, va bene? Perché io non credo, qua abbiamo un esponente della polizia, che dentro questi gruppi o dentro queste associazioni ci sia una capillarizzazione dei controlli, altrimenti evidentemente... Ma è informato? No, invece sono molto ben informato. No, credo di no. Ma io invece credo proprio di sì. Ma guarda, il giornale di oggi, gli investigatori parlano, gli investigatori. Ma gli investigatori possono dire tutto quello che vogliono. Gli investigatori fino a prova contraria sono... Gli investigatori possono dire tutto quello che vogliono, io credo. Credo che quello che dice, che afferma il nostro amico musulmano, d'accordo, islamico, sia assolutamente legittimo. Però io vorrei che voi, d'accordo, organizzaste una bella manifestazione portando in piazza i vostri fedeli, scusami, d'accordo? Forse l'anticipo. No, è l'anticipo. Non è la prima volta che qualcuno mi dia. Sì, però voglio dire, ma anche non solamente su quello che è successo adesso, perché vi sentite direttamente attaccati o messi in discussione. Anche su, ripeto, su quello che sta accadendo nel mondo, ed è quello che è successo nel mondo nei confronti anche del mondo cristiano. D'accordo? E nei nostri confronti, perché ripeto, la reciprocità nei vostri paesi, dove comunque la religione è una religione ufficiale,
ci deve essere, e assolutamente non c'è in molti dei vostri paesi, e questo non potete negarlo, e neppure i servizi di informazione italiani. No, perché noi non escono sui giornali a dire queste cose. Noi le moschee infatti non le bruciamo, mentre le chiese cristiane nei loro paesi vengono bruciate o addirittura non vengono edificate. Di edificare, no? No, mi pare che ci siano, e come, ce ne sono fin troppe di moschee. Abbiamo oggi, se posso intervenire, per favore, che non intendo concedere dell'intervista in cui dice anche il sindaco che a livello privato l'iniziativa privata possono essere fatte come i cristiani hanno fatto per le loro Gabriele, scusa, facciamo rispondere. Ci sono chiese che sono state date in concessione che si costruiscono con i loro soldi le loro moschee, come hanno fatto a Roma, si costruiscono con i loro soldi. Sì, no, non è che chiedono, per piacere, dai, facciamo rispondere, dai. Insomma. Se noi andiamo ad analizzare, a parte la tragedia che è successa in Nigeria adesso, che a me mi dispiace molto. Da quello disgrazia. Quello che sta succedendo adesso nel mondo, quelli che pagano con il sangue, quelli che pagano con il sangue sono i musulmani di più. E io sfido chiunque mi dia le statistiche che in Iraq, in Siria o in altri paesi dove c'è il combattimento, dove ovviamente ci sono anche la persecuzione dei cristiani, lì non muoiono tutti i giorni quante persone di musulmani. Quelli lì non guardano se sei musulmano o sei cristiano, quelli lì uccidono qualsiasi persona. Però guarda che io non sono uno sprovveduto, no, scusami, io so benissimo che voi non avete un mondo islamico unitario, che avete le vostre sette, che avete le vostre professioni, che vi ammazzate fra di voi. Scusi, in Birmania, nel villaggio di Naimar, villaggi interi di musulmani sono stati bruciati. Da chi? Da chi? Dai buddisti. Dai buddisti, ovviamente. Ha parlato qualcuno? I cristiani sono stati uccisi in India? Ha parlato qualcuno? Ma ovviamente se noi continuiamo... Dire, non è che stiamo facendo il vittimismo. Dire chi ha avuto più vittime. Io dico semplicemente che in questo momento il mondo islamico ha delle posizioni che nei confronti del mondo cristiano in particolare, ed europeo, che si identifica in maniera, come ha detto giustamente, piuttosto strana, ma comunque si identifica in questa maniera, che sono assolutamente inconciliabili in questo momento. Secondo me no. Dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo un attimo. Rientriamo tra due minuti, TV7 Match, tra poco.